Ciao a tutti! Oggi andremo a realizzare un dolce semplice e veloce da fare. Andremo a realizzare la torta con gocce di cioccolato riempita con la Nutella. Per andare a realizzare questo dolce avremo bisogno di 4 uova, 250 g di zucchero, 200 ml di latte, 125 ml d'olio, 350 g di farina, una bustina di lievito, 100 g di gocce di cioccolato e Nutella quanto basta. Allora, io per la realizzazione di questo dolce andrò ad utilizzare un'impastatrice. Però se voi non ne avete una, potete utilizzare un comune sbattitore elettrico. Allora, io comincio con l'andare a montare le uova con lo zucchero. Ora vado ad aggiungere il latte. Adesso vado a mescolare con l'impastatrice, mentre l'impastatrice è in movimento vado ad aggiungere l'olio. Ora vado ad aggiungere 350 g di farina. Vado ad aggiungere anche il lievito. E continuo ad amalgamare. Ho imburrato e infarinato uno stampo. Adesso al suo interno vado a mettere l'impasto. Ora vado a mettere su tutta la superficie dell'impasto le gocce di cioccolato. E vado a cuocere a forno caldo a 180 gradi per 30 minuti. Ecco qui la nostra torta. L'ho appena tolta dallo stampo e l'ho posizionata su una gratella per dolci a farla raffreddare, perché deve essere completamente fredda, perché poi la andremo a dividere a metà per andare a inserire al suo interno la Nutella. Ora procedo ad andare a dividere il mio dolce a metà. Adesso vado a spalmare la Nutella sulla torta. Ricordatevi che se vedete che la Nutella è un po' dura, riscaldatela al microonde o a bagnomaria. La quantità di Nutella la scegliete voi in base ai vostri gusti. Adesso posso andare a richiudere. E per finire una bella spolverizzata di zucchero a velo. Ecco qui la nostra torta è pronta. Adesso me ne mangio subito una bella fetta. Ciao a tutti, spero che questo video vi sia piaciuto.